Oggi io parto direttamente dal humash, poi dopo vi spiegherò il perché. Lo yummo un attimino più complicato oggi. Abbiamo Silvia Disceva, ecco, anche con noi, Francesca Pavesi, che fa ba Bucatava, ah, Boker to, Boker or. bucarare. A me, ora faccio, ecco, sono. Buongiorno. Ciao Daniela. Buongiorno Ciao. Daniela, ciao, Ciao. benvenuta. Grazie. Ecco. Benvenuta. Ecco Daniela, Grazie. da Forte dei Marmi. Lei dove è nata? A Io sono nata a Camaiore, che è più vicino. Camaiore, è nata qua, Siamo proprio è proprio. Ah, toscana bello. ad hoc. Fantastica. Allora, io oggi parto direttamente dal humash. Allora, siamo a pagina 800 del nostro humash, ovviamente. Se no, Parashat Shoftim, Humash Dvarim, Perek Yud-Het, Pasuk Yud-Gimel. Dunque, 18, capitolo 18. Pasuk 13, ok? Quinta chiamata. Allora, qui oggi si tocca proprio il tema della vera e falsa profezia, che nel corso dei secoli, noi che abbiamo avuto i nostri profeti, e qui ci mette in guardia Moshe Rabbeinu, tramite ovviamente che riferisce la parola divina, di stare molto attenti al profeta, ai profeti falsi, e però ci dirà come riconoscere, vabbè, profeta falso, io come faccio, come sono sensata a riconoscerlo. E allora qui lo vediamo subito. Allora, parto subito e poi, allora, questo è il Elemento. primo argomento di oggi. Il secondo argomento invece saranno le città rifugio e la punizione dell'assassino, pardon, volontario. Dunque abbiamo le città rifugio per gli assassini, quelli che commettono un omicidio involontario. Però ovviamente per chi commette un omicidio volontario il discorso è diverso, giustamente. Allora, partiamo dalla quinta chiamata, vera e falsa profezia. Allora, mentre le nazioni delle quali stai per prendere possesso, perché qui vi ricordo siamo nel libro di Dvarim, Deuteronomio, dove Moshe Rabbeinu, negli ultimi 36 giorni di vita, Mosè, e prepara il popolo all'entrata di Eretz Israel, lo prepara sia alle guerre che li aspettano, e sia e soprattutto spiritualmente. Ah, dice Mosè: mentre le nazioni delle quali stai per prendere possesso danno ascolto a chi interpreta i presagi e pratica la divinazione, come abbiamo visto anche ieri, abbiamo parlato dei medium, dell'oracolo, di quelli, no? Magia nera in company, assolutamente vietata. Dunque, anche qui abbiamo che i popoli che risiedevano in Eretz Canaan, diventata poi Eretz Israel, erano paesi che dunque praticavano che interpretavano i presagi, praticavano la divinazione. A te invece Hashem, eterno tuo Signore, non ha dato il permesso di esercitare queste cose. Dunque questo è quello che loro sono abituati a fare, ma assolutamente noi non possiamo. Ma ti ha dato veri profeti, e questi veri profeti noi, a proposito, gli Urim e Tumim, no? I famosi Urim e Tumim, come riporta Rashi 14. Dunque vediamo che noi, i nostri profeti, dunque, non possiamo dare ascolto, perché anche Francesca Narciso è entrata, Boker Tov, Boker Or, non possiamo dare ascolto a quanti praticano il sortileggio e la divinazione, poiché egli ha fatto dimorare la Shekhinah, che sarebbe la La presenza divina, presenza di Dio, è sì. brava, lo sa, fantastica, sugli Urim e Tumim, dunque su pettorale, no? Del Kohen Gadol. In ogni generazione Hashem farà sorgere in mezzo a te un profeta che sarà pari a me in quanto appartenente ai tuoi fratelli, e a lui dovrete dare ascolto. Dunque, molto importante dare ascolto sì al profeta, però ovviamente deve essere un profeta emet, come si dice da noi, giusto? Tutto ciò è come hai richiesto dall'Eterno, da Hashem, al monte Horeb, nel giorno dell'assemblea, quando hai detto: non voglio continuare a udire la voce dell'Eterno del mio Signore, e non desidero più vedere questo grande fuoco per non morire. E qui torniamo a quando abbiamo ricevuto le tavole della legge e i 10 comandamenti, e dove
prime due comandamenti, come sappiamo, sono stati detti direttamente da Hashem, da Dio. Ormai Daniela sa, anche ieri ci ha letto Hashem, è fantastica. Da Hashem, e però era appunto per noi umani, trascendeva appunto la nostra forza umana di percezione, di poter dunque sopportare proprio anche fisicamente questa voce divina infinita, e abbiamo chiesto a Mosè di fare da intermediario. Tutto ciò è come è chiesto da Hashem, ok? Dal Monte Horeb, nel giorno dell'assemblea, quando ha detto: non voglio continuare, appunto, come ho detto, a udire la voce di Hashem, e non desidero più vedere questo grande fuoco per non morire, perché appunto le anime si stavano staccando dai corpi. A quel punto Hashem mi disse, dice Mosè: quello che hanno detto va bene, va bene. Per loro farò sorgere in mezzo ai loro fratelli un profeta. Dunque, visto che qui un po' Mosè ci sta spiegando il perché del profeta, in realtà noi che crediamo in un Dio solo e non in nessun intermediario, perché ciao Boker Tov, René, non ti avevo vista, Boker Or. Siamo a capitolo 18, pagina 801, 18-17. Capitolo 18, passo 17. Dunque, perché questo intermediario? Allora, in realtà, in effetti, Hashem, come abbiamo detto appunto, i primi due comandamenti ce li ha detti direttamente, ma appunto noi umani non ce la facciamo avere questo contatto diretto con Dio, e abbiamo sì bisogno di un uomo che sia metà umano, metà divino, come lo era Mosè, Moshe Rabbeinu. Dunque, per loro, dunque, Hashem accetta questa proposta dunque del popolo, e Boker Tov anche alla nostra Rossella di Firenze. Io vedo i nomi che è. Ciao Rossella, Boker Tov, Boker Or. Allora, 18 per 18, Chai, Pasuk 17, Tov. Allora, e adesso sono 18, 18: per loro farò sorgere in mezzo ai loro fratelli un profeta come te, dunque a livello di Mosè, e li porrò in bocca le mie parole. Lui riferirà loro tutto ciò che gli ordinerò. E se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, dice Hashem, cioè a quello che il profeta riferirà a nome mio, dice Hashem, io gliene chiederò conto. E ciao Ruth. Ogni passo abbiamo una, no, una che entra. Dai, che si sta connettendo, però vedo che ha un po' un attimino problemi di Ciao, connessione. buongiorno. Ciao Rossella, ciao carissima. Buongiorno. Ecco, allora io non sono toscana, ma sono in Toscana. Poi c'è Daniela che è nata a Camaiore, toscanissima. C'è Rossella di Firenze. C'è René che è toscana adottata da 50 anni a Allora Pisa. vince la Toscana. Vince la Toscana, ha La detto Daniela, vince la decisamente. Vince la Toscana oggi. E tu, Ruth e Rivka, siete le due romane. Poi ci sono io e Francesca, le due milanesi. E poi abbiamo, no, e anche Hayamushka, e poi Silvia da Parma. Ti ho detto, Silvia, che ho incontrato uno di Parma sulla panchina, no, forte. Ero sul pontile e uno parlava al telefono, e insomma, tra una cosa e l'altra, insomma, è venuto fuori la città di Parma. Dico: ah, io una carissima amica. Voilà. E poi da lì abbiamo parlato di religione, di ebraismo e di tutto di più, come mi si addice. Ciao Ruth, Boker Tov, Boker Or, carissima. Cos'è? Ciao. Un muro giallo dietro hai? Cos'è? Ho Sto un muro. lavorando, sì. Ah, stai lavorando. Buon lavoro, fantastica. Grazie, intanto Sei arrivata? ascolto. Ruth, sei arrivata a capitolo 18, passo 18. Hai, hai, doppio hai. Ai ai, Doppio ai ai. hai sarebbe vita. Allora, fantastica. Allora, dunque, come abbiamo detto, bisogna seguire assolutamente quello che il profeta, che fa appunto da tramite, dice, che riferisce le parole di Hashem. Però attenzione: se un profeta riferirà intenzionalmente a nome mio, dice Hashem, qualcosa che io non avevo dato ordine a lui di dire, ma ad un altro, cioè sì, ho dato, ma non a lui, ma a un altro, co come ci spiega Rashi. Parlerà, e come dice Rashi, indicando norme rispettose della mia legge, ma a nome di altre divinità. Cioè, o che la mia parola, però, che io non ho detto a lui, ma a un altro profeta, o addirittura norme, dunque,
rispettosa legge, ma a nome di altre divinità, cioè norme di Hashem, però non a nome di Hashem, a nome di altri, quel profeta dovrà essere messo a morte e, come ci spiega Rashi, per soffocamento. Se in futuro dirà in cuor tuo, e qui la domanda da un milione di dollari, come si direbbe da noi, come potremo riconoscere che una certa affermazione non l'ha detta Hashem? Cioè, questo ci dice: io parlo a nome di Hashem. Profeta arriva e dice: io vi riferisco quel che Hashem mi ha detto. Hashem dice: state molto attenti ai profeti falsi. Ho capito, però io come faccio a sapere se è vero o non è vero? Se quello che il sedicente profeta dirà a nome di Hashem non accadrà e non si realizzerà, questa è evidentemente un'affermazione che Hashem non ha detto. Il profeta l'ha detta di proposito per ingannarti. Non dovrai temere né di condannarlo né di essere punito a causa sua per averlo condannato. Dunque, molto, questo punto anche molto forte, perché noi sappiamo che nell'ebraismo in particolare condannare, a proposito, noi siamo nella parasha di Shoftim, no? Dei profeti, no? Dei giudici, più che poi dopo, oggi parliamo dei profeti, ma siamo partiti dai giudici, dunque l'importanza della giustizia suprema, secondo appunto tutte le regole, le leggi della Torah. Anche nella Midano, diciamo. Bravissima, noi abbiamo l'esperta di Tfilà per chi non se ne fosse accorto, e vai Francesca, Tfilà è la preghiera, vai Francesca. E dunque, molto importante, noi preghiamo, come appunto ha ricordato Francesca ogni giorno, che Hashem ci riporti col Messia presto la vera giustizia con i veri giudici, quella alla quale aspiriamo da molto tempo. Dunque, da un canto, d'altro, allora, condannare poi qualcuno che forse, assolutamente, condannare chi deve essere condannato e chi si merita una pena, devi farlo con la coscienza molto pulita. E essere tranquillo che non pagherai le conseguenze e che è la cosa giusta da fare. Sara, scusa, Sì. ma tu ho ascoltato che hai detto che come fare a riconoscerlo? E Hashem ci dice se non si avvera quello che lui dice, ok? Dunque in un futuro, me l'aspettavo già. Figuriamoci. Ma come noi sappiamo, non è un futuro immediato, potrebbe essere un futuro lontano. E allora, comunque sia, come facciamo a sapere? Allora, qui abbiamo, allora Rashi, che adesso vi faccio, che tanto aspettavo questa risposta, questa domanda piuttosto, io vi darò. Allora, abbiamo detto un profeta come sono io. Allora, ci sono profeti. La prima cosa, dal momento, allora un altro segno, anche molto importante, che ti dice qualcosa che non è legato, diciamo, non è secondo alla lettera, dico bene, la Torah. Però ci sono delle eccezioni, come per esempio Eliyahu Hanavi nell'Ara Carmel, quando aveva sacrificato un Mizbeach che non era al posto, eccetera. Allora, lì però, appunto, Rashi ci spiega. Quando, allora, due cose. Allora, prima cosa, non deve dirti niente che non è al 100% secondo la Torah e le Mitzvot. Secondo punto, quando però c'è chi fa l'eccezione alla regola, dunque devia, diciamo, in un certo senso fa un'eccezione nella regola, se però questo Navi è un Navi riconosciuto da tutti come Navi Emet, come appunto Eliyahu Navi, come Moshe Rabenu o altri riconosciuti al 100% come Navi Emet, allora loro possono fare un'eccezione alla regola perché si chiama cioè con Sha'a, vuol dire che è nel senso che in questo momento, un po' come Pinchas che ha ucciso Zimri ben Sanu con Cosvi Pazur, non uccidere, 10 comandamenti. Però ci sono situazioni nella vita che sono eccezioni alla regola. Però dal momento che la persona che l'effettua è una persona che è un tzaddiko, un profeta riconosciuto al 100% come tale di Navi Emet, allora si accetta. Poi quando si parla di morirà per strangolamento, allora vi sono tre tipi di profeti, secondo Rashi, che devono essere messi a morte dall'uomo. Quello che profetizza quanto non ha udito, oppure quanto non è stato detto a lui, ma al suo compagno, come vi avevo accennato già nel Pasuk, però è spiegato da Rashi.
secondo quello che profetizza in nome degli idoli, ok? E invece chi sopprime la propria profezia, o chi trasgredisce le parole di un profeta, o chi trasgredisce le parole di se stesso, viene messo a morte da Kadosh Baruch Hu. Come detto, io gliene domanderò conto, ok? Dunque, c'è quelli che devono essere messi a morte dal Bedin, dal Sinedro, e chi invece verrà messo a morte direttamente da Dio, da Hashem. Allora, quando il profeta parlerà, questa parola si compirà per voi, ma voi vedrete che non avverrà. Quella è la parola che non ha detto Hashem. E tu, dunque, lo dovrai mettere a morte. Se poi dirai, ciò vale per chi profetizza riguardo al futuro, ma se uno viene a dire, fate così e così, vi dico che questo è per ordine divino. In tal caso hai già ricevuto il comando che se uno vuole allontanarti da uno solo dei precetti, tu non darai ascolto alle parole di quel profeta. Ciò vale eccetto il caso in cui tu abbia sperimentato che si tratta di un giusto, perfetto, di un tzaddik, come ad esempio Elia Wanavi, che sul Monte Carmel offrì sacrifici quando già era vietato farlo sulle alture, al fine di proteggere Israele. Dunque, tutto dipende dalla necessità dell'ora, Doha Ksha, come vi ho detto, e di riparare la breccia riguardo a ciò che ha detto a lui daretto ascolto. Ecco, vi ho fatto anche i rashi, molto in breve. E passiamo al capitolo 19. Allora, città rifugio. Allora, adesso cosa sono queste città rifugio? Come sappiamo, chi uccide involontariamente ha la possibilità di fuggire da coloro che vogliono vendicare o rivendicare appunto la morte di quello che è stato ucciso involontariamente. Allora, quando Hashem avrà distrutto le nazioni, delle quali oggi notate che leggo io perché è un po' lungo, allora faccio direttamente tutto io, siccome volevo, ho detto che devo mantenere la parola, allora ecco, non per Scusa, altro, ma. in ebraico non ce lo leggi? Sì, allora, volevo farle. Allora, faccio prima la prima parte, hai ragione, faccio prima la prima parte e poi la seconda. Allora, vado, mi lancio. Allora, prima Passuk tutti insieme, ragazze. 14. Chi, ripetete dopo di me, chi hagoim ha'ele, Iago Imael. asher atta yoresh otam, Asher asher Yatzar Israel. atta yoresh otam, Otam. el me'onenim, El me onenim, de el cosmim, el cosmim, Ishmau, Ishmau, Beata, Beata, Lohen, Lohen, Natan lecha Adonai Elohecha. Natan lecha Natan lecha. Adonai Eloah. Fantastiche. Vado avanti. Navi mikirbecha ha'me'achecha kamoni yakim lecha Adonai Elohecha elav tishma'un kechol asher sha'alta mim Adonai Elohecha bechorev ve'yom ha'kal le'mor lo osef lishmo et kol Adonai Elohai ve'et ha'esh ha'gdola hazot lo ir'e od ve'lo amut. Ve'yomer Adonai Elai he'tiv asher Peru, navi akim lahem mikerev achehem, kamocha, venatati dvarai befi vediber elahem et kol asher atzaveh. Vehaya ha'ish, asher lo ishma el dvarai, asher yedaber bishmi, anochi edrosh meimo. Dunque, come vi ho appena detto nel Rashi, io gliene chiederò conto, vuol dire che Hashem sarà lui che lo punirà direttamente. Ah, hanavi asher yazid ledaber davar bishmi, et asher lo tzdiditiv ledaber, אשר ידבר בשם אלוהים אחרים ומת הנביא ההוא, וכי תאמר בלבביך, היכנה דם את הדבר אשר לא דיברו אדוני? אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה הדבר, ולא יבוא הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני, וזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. E passiamo alle città rifugio. Allora, quando Hashem avrà distrutto le nazioni, delle quali Hashem ti dà il territorio e tu le avrai ereditate, abiterai nelle loro città e nelle loro case, sceglierai per te tre città nel tuo territorio, in quello che Hashem ti dà in possesso. Dunque, tre in Eretz Israele. Tenete il conto. Ti predisporrai dei cartelli per indicare la strada per raggiungerle e dividerai il territorio dal paese che Hashem ti darà in eredità in tre parti uguali, in modo che chiunque abbia ucciso possa rifugiarsi lì in una di quelle città. Dunque, c'è una segnaletica stradale praticamente,
preparare per te la via, rifugio, rifugio, era scritto in ogni incrocio, dunque è proprio cartello stradale per le città rifugio. Questo è Rashi. Vado avanti, pagina 803, Pasuk 4. Questo è l'evento per cui chi ha ucciso può rifugiarsi e sopravvivere. Chi abbia colpito a morte un suo compagno, però attenzione, senza intenzione e senza averlo mai odiato in precedenza. Oppure che sia andato con il suo compagno nel bosco per tagliare della legna e quando la sua mano si muoveva con la scure per abbattere l'albero, il ferro si sia sfilato dal manico di legno e capiti che abbia colpito il suo compagno e questi muoia. Quella persona potrà rifugiarsi in quelle città e sopravvivere. Dunque ci dà un caso anche molto preciso, un esempio, come tanti altri ovviamente. Scappato. Allora, devi predisporre le città a uguale distanza. Dunque, queste tre città rifugio in Eretz Israel devono avere tutte la stessa distanza una dall'altra per evitare che chi ha motivo di vendicarsi per il sangue versato di un parente insegua l'uccisore mentre ha l'animo caldo. Famoso animo caldo, che quando si ha l'animo caldo bisogna prima respirare profondo e poi rispondere, poi agire, perché se no lì, in effetti. E lo raggiunga in quanto la strada da percorrere verso la città rifugio è lunga e lo colpisca a morte. Siccome in precedenza non gli era ostile, lui non è punibile con la morte. Dunque non c'era un odio personale, non lo conosceva, non sapeva neanche chi fosse, o addirittura un amico, per dire. Per questo motivo, a nome di Hashem, io ti ordino e dico: scegliti tre città. Quando Hashem espanderà i tuoi confini, così come ha giurato ai tuoi padri, e ti darà tutta la terra che ha promesso che avrebbe dato ai tuoi padri, a condizione che tu rispetti e metti in pratica tutti questi precetti, che io ti ordino oggi di amare Hashem e di procedere ogni giorno nelle sue vie. Queste tre città ti aggiungerai altre tre città. Dunque, tre città al di là del Giordano, tre città in Eretz Israel e tre città quando Bezrat Hashem verrà Mashiach, dunque più in là. E non si spargerà del sangue innocente entro il tuo paese di Hashem. Mi faccio i Rashi a memoria, cioè a voce. E ti dai in eredità perché allora ti rendiresti responsabile di aver versato del sangue. E adesso leggiamolo velocemente e passiamo all'ultimo. Allora, 800, Yutet Alef, chi achrita Adonai Elohecha et hagoyim asher Adonai Elohecha noten lecha et arzam verishtam veyashavta be'areihem uvevatehem. Shalosh arim, tavdil lach betoch arzecha asher Adonai Elohecha noten lecha lerishtam. Tachin lecha haderech veshilashta et gvul arzecha asher yanichilecha Adonai Elohecha vehaya lanus shama kol rotzeach. Vezeh dvar harotzeach asher yanus shama. וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום. ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן, מפצ'ו נימו, לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והיכהו נפש ולא אין משפט מוות כי לא אין, ולא אין משפט מוות כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום. על כן אנוכי מצווך לאמור שלוש ערים תתיב לך ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבוליך כאשר נשבע לאבותיך ונתת לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. Un attimo, sì. Quando si parla della che Hashem espanderà la nostra terra, si riferisce alle terre di Keni, Knesi e Kadmoni, come riprende Rashi, che verranno poi date a Bnei Israele. Ki tishmor et kol ha-mitzvah hazot la'asotah asher anochi metzavecha hayom le'ahava et Adonai Elohecha ve'lelechet bedrachav kol hayamim ve'yasavta lecha od shalosh arim al ha-shalosh ha'el. E dunque altre tre città, come abbiamo detto, in più a queste, e questo le atid lavo in futuro. Velo ishafech dam naki bekerev arzecha asher Adonai Elohecha noten lecha nachala ve'alecha damim. E concludiamo gli ultimi tre psukim, punizione, in questo caso però dell'assassino volontario.
Quando vi sia un uomo che, siccome odia il suo prossimo, alla fine ritende un agguato, allora parla di una persona che odia il prossimo e allora ritende un agguato e lo uccide. Allora, questo è un passaggio molto importante, Rashi 11. A causa del suo odio, giunge al punto che li tende insidie. Da qui hanno dedotto il principio i nostri saggi, l'uomo che trasgredisce un precetto leggero finirà per trasgredire un precetto grave. Infatti, qual è il precetto, tra virgolette, leggero? C'è scritto, e vai Daniela, fantastica! Daniela ci ha riportato il Vaikra 19-17, fantastica. Non odierai il tuo fratello in cuor tuo. Dunque, dal momento che tu trasgredisci questo precetto, giunge infine al punto da versarne il sangue, perché da lì parte tutto l'odio. Perciò qui è detto, se vi sarà un uomo che odia il suo prossimo, mentre sarebbe stato sufficiente scrivere, se vi sarà un uomo che insorge e tende insidia al suo prossimo, lo colpisce così da farlo morire. Dunque, perché precisare un uomo che odia? Perché è da lì che parte tutto. Quando si trasgredisce un precetto, tra virgolette, leggero, allora si arriva a quello a tutti gli effetti più grave in assoluto, che è l'omicidio. Dunque, e poi questo omicida volontario si rifugia in una di queste città rifugio, gli anziani della sua città lo manderanno a prendere da quel posto e lo consegneranno in mano di chi ha motivo di rivalersi del sangue versato di un parente così che muoia. Non dovrai avere pietà di lui. Devi eliminare da Israele colui che ha sparso del sangue innocente e te ne verrà del bene. E qui Rashi dice un attimo, già uno è morto. Adesso se uccido anche l'omicida, ne trovo due israeliti morti, così dice Rashi. Uno è già stato ucciso, perché mai dovremmo uccidere quest'altro così che si abbiano due israeliti uccisi? E no, perché questo è un omicida e come ogni cosa negativa, e quando si parla di qualcosa di estremamente negativo come un assassino, allora è come col brutto male, sempre diamo l'esempio, bisogna estirparlo dalla radice. Così questa persona che il fatto che possa odiare e questo odio l'ha portato alla mangita è una persona da eliminare perché può solo portare del male intorno a lui e al popolo. Perché noi, è molto interessante questo punto, perché noi, come sappiamo tutte nell'ebraismo, l'importanza della pietà, di avere sempre pietà, empatia, no? Amore per il prossimo. Però, come abbiamo detto prima, in tutto ci sono le eccezioni alla regola. E queste eccezioni, appunto, l'omicida volontario. Leggo gli ultimi psukim. Vehi eish sone lereu, ve arav lo ve kama la ve kau nefesh vamet, ve nas el achad arim ael, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת, לא תחוס עיניך עליו, וירת אדם ענקים מישראל, וטוב לך. E abbiamo concluso con Chumash e concludiamo adesso con il Tania. Allora, il Tania di oggi, bellissimo anche il Tania di oggi. Allora, partiamo. Allora, abbiamo parlato della mitzvah di Tzedakah, di che tutte le mitzvah, tutti i precetti hanno un limite, come tutto ha un limite, come ogni mitzvah ha un limite. Un che bisogna attuare tot mitzvah in un determinato luogo, determinato tempo, determinata misura. Dunque, così anche la tzedakah, un decimo, vuole far di più, un quinto. Sara, Però, scusa, potresti dirmi dove sei? siamo Scusa mia. Igeret HaKodesh, Sì. l'ultima parte del capitolo 10 dell'Igeret HaKodesh, Ok. e parte dalle parole Vehinne Ikar HaTshuva Uvalim. Parliamo adesso della teshuva, del pentimento, di tornare a Hashem. Dunque, il fondamento, cioè l'essenziale, la parte essenziale della teshuva, del pentimento, è nel cuore. Parte tutto dal cuore, ancora una volta. Perché col pentimento dal profondo del cuore si suscita la profonda essenza della luce suprema. No? Allora, avendo commesso dei peccati, abbiamo detto tutto un limite anche la tzedakah. Questo in caso che non si abbiano commesso degli errori o dei peccati nella propria vita. Però più si è commesso peccati e soprattutto se sono peccati gravi o capitali,
Allora lì non c'è limite alla tzedakah, visto che oggi non abbiamo la forza come un tempo di digiunare, perché per ogni peccato c'è un tot digiuni, no? Da fare. Allora, oggi che non possiamo fare, per esempio, chi perde il seme, che come sappiamo è vietato, e allora 84 digiuni e via dicendo. Allora, chi non lo può fare oggi può riscattare, diciamo, l'anima e farsi perdonare tramite la tzedakah. Dunque, la carità. Dunque, e abbiamo detto che ogni mitzvah che non facciamo, perché ogni mitzvah, dunque, se abbiamo commesso un peccato o non abbiamo attuato un precetto che siamo sensati attuare, dunque, la luce, che questo, della luce infinita, suprema, che questo precetto, attuandolo, avrebbe portato nel mondo, noi non l'abbiamo portato. Dunque, c'è una lacuna, una carenza nel mondo a causa del precetto che io, che ero sensata a farlo, non l'ho fatto. Dunque, tramite la teshuva, l'pentimento che è nel cuore, perché, come abbiamo detto, col pentimento da profondo del cuore si suscita l'essenza della luce suprema, però per attrarla in modo che illumini i mondi superiori ed inferiori, è necessaria un'iniziativa dal basso, dunque un nostro sforzo personale a livello dell'azione. Ossia opere di bene e di carità senza limite e misura. Dunque, in questo caso, senza limite e misura. Infatti, come l'uomo largisce una carità inimitata, dunque questo concetto di Rav Chesed, carità inimitata, e il senso è, si cura di colui che non ha nulla, Chasdelet. Rav Chesed, Chasdelet. Ok? La parola Chesed si considera divisa in due parti, Chesed, Chas e Dalet. Chet Sameh e Dalet. Dunque, si cura, chas vuol dire curarsi di, e Dalet che sta per delet, dunque che corrisponde alla parola che significa che non ha. Dunque, colui, Chesed, sta per sicura di colui che non ha. Ha a cuore, chas, ha a cuore, sicura di colui delet che non ha, dunque del povero. Il povero, il derelitto, di cui ci si deve prendere cura. Dunque, tramite questo Chesed, ok? Rav Chesed, dunque Chesed, il pensare all'altro che non ha, ok? Illimitato, ossia del povero e del misero che non possiede alcunché e non pone limite o misura a ciò che dà e largisce, così allo stesso modo mi dà che ne che mi dà, Kadosh Baruch Hu, largisce la sua luce, Dio Hashem, largisce la sua luce e il suo valore sotto forma di grazia suprema, Chesed Ilah, che è appunto chiamata anche Rav Chesed, carità illimitata. Dunque, come tu non pensi due volte prima di dare anche più di quello che potresti o dovresti dare, perché, come abbiamo spiegato, così anche Hashem riporta questa luce illimitata. E questa carità illimitata, raggia in forma infinita, senza limite e misura, entro i mondi superiori ed inferiori, che tutti sono da ritenere mancanti di tutto, cioè delet, vuol dire che tutti i mondi, come ho già accennato, perché ieri sono andata un attimino avanti, come ho già accennato ieri, tutti i mondi rispetto a Hashem, infinito, non sono un delet, sono un niente. Come il povero che delet che non ha niente. Okay? Così anche tutti i mondi sono un niente rispetto a Hashem, non avendo essi assolutamente alcunché di proprio ed essendo da considerare un nulla assoluto di fronte ad Hashem, di fronte a Dio. In tale modo si pone rimedio a tutte le deficienze causate dall'uomo con le sue iniquità, su nei mondi superiori e nei mondi inferiori. Dunque abbiamo il metodo di come fare tshuva, come fare pentimento, cos'è che può riportare questa luce che è venuta a mancare tramite le nostre lacune, i nostri mancamenti, tramite questa bontà illimitata che risveglia automaticamente noi da qui dal basso, facciamo lo sforzo di dare in modo illimitato, Hashem dunque ripone su di noi questa luce illimitata. Questo è il significato del versetto. Il mese di Dio fa venire fuori il nostro, Esatto, diciamo. esatto. E cioè parte da noi. Parte da noi perché Dio vuole il nostro sforzo, non perché parte da noi, perché Dio ritiene giusto e anche logico, in effetti, che lo sforzo deve partire da noi. Dunque, noi facciamo lo sforzo di dare
anche più di quello che possiamo, e poi Hashem anche lui dà la sua. E questo dunque è come uno specchio, cioè si riflette. Questo è il significato del versetto, la pratica dell'umanità, dunque della tzedakah e della giustizia è preferibile dinanzi ad Hashem al sacrificio. Dunque questo come riportato appunto nei Proverbi 21:3 e Mosè, ma Mosè. bravissima lei, guardate, abbiamo qui l'esperta. Allora, infatti, i sacrifici sono soggetti a misura, quantità e limiti, mentre questo non è il caso delle opere di bene di Tzedakah, che possono sì essere elargite senza limite per rimediare ai propri peccati. Quanto alla norma, e qui siamo al Talmud Ketuvot 50b, che chi distribuisce con larghezza il proprio denaro non deve distribuire più di un quinto, perché questo è quello riportato nel Talmud, cioè abbiate un limite. Questo vale espressamente per chi non ha peccato, oppure ha posto rimedio ai propri peccati, mortificandosi e digiurando, come ho detto prima, quanto si conviene per rimediare ad ogni pregiudizio nelle sfere superiori. Ma per chi deve ancora purificare la propria anima, evidentemente non è meno importante il curare l'anima del curare il corpo, se non ovviamente di più, per la qual cosa non si bada al denaro. E tutto ciò, e qui abbiamo anche ciò che l'uomo ha, lo darà per l'anima sua. Ok? Questo per quanto riguarda il Tanya di oggi. Ve lo leggo molto velocemente. Vieni, Ikara Tshuva Hibalev, chi Aliedea Harata, ci sei, diceva con me? Stai seguendo? Sì, fantastico. Chi Aliedea Harata, poi chi può anche pronunciare e leggere con me il top. Allora, veni karachuva ubelev ki al yedea harata me un ka deliba me orer omek ora iliona ze ach ki de lam shicho le oir be olamot elyonim ve tachtonim tzarich itaruta del tata mamash bibchinat maase dehay maase hatzdaka ve chesed bli gvul umida dikmo she adam mashpia rav chesed pirush chesed chas delet appunto dehay le dalve evion delet le megarmie clum ve eno noten gvul umida lintinato ve ashpato kach hakadosh baruch hu mashpia oro ve tuvo bimchinat chesed ila hanikra rav chesed hameir bimchinat en sof bli gvul umida toch haolamot elyonim ve tachtonim shekulam hem bimchinat delet etzlo itbarach delet lehon migar mehon klum וכולה קמיה כלה חשיבה, ועל ידי זה נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בעוונותיו למעלה בעולמות העליונים ותחתונים. וזה שכתוב, עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח, לפי שהקורבנות הן בחינת שיעור ומידה וגבול, מה שאין כן בצדקה, שיוכל לפזר בלי גבול, לתקן עוונותיו, בלי גבול, כמו ספיאמו, אסנסה נימית. ומה שכתוב, e dunque quello che è riportato nel Talmud, a mevasvesa le vesvesi o termi chomesh, dunque non più di un quinto, hainu davka bemi shelo chata, o shetiken chata visigufim vetaniot, karaui letakene kol hapgamim nemala. Aval, mi shetzarich letaken nafsho, adain pshita dela gar'a, refuat hanefesh mirefuat haguf, she'en kesef nechshav v'chol asher la'ish yiten bead nafsho k'tiv. Chazak u'baruch. Ultimo, Teilim, allora leggiamo tutti insieme, Eric 120 e 121, che il re Daniela ce l'ha tradotto. Fantastica! Allora, Francesca, oggi ci sei? E vai, allora io vado con Rebbe e poi sentiamo Francesca con quello della Rabbanita. Allora, scusatemi se non vi ho fatto leggere oggi, ma era per Non è sintetizzare e finito, spiegare. vero? Non è finito il capitolo, c'è ancora un pezzo. No, c'è ancora un pezzo che dei domani, Ah, l'ultimo pezzo. scusa, no, perché prima avevo capito che oggi era l'ultima parte, No, allora no. no, nel senso, per farti trovare la Ah, parte. sì, la penultima. Sì, Giusto? scusa. Buona No, giornata. scusa. Ah, no, hai fatto bene. Giusto. Allora, Zchut Rabbi Melech HaMashiach Yagen Alai Ve'al Amen. Kol Ohalai Ve'al Kol Mi She'Beshem Yisrael Yechuneh Shir HaMa'alot El Adonai Batzarata Li Karati Vayaneni Adonai Hatzila Nafshi Mitzvat Sheker Milashon Remiyah Ma Yiten Lecha Ma Yachzik לך לשון רמיה, מיה עשה גיבור יצא שמו גיבור עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מעולה קדר, רבת שכנה לנפשי עם שונא שלום, אני שלום
וכי אדבר המה המלחמה. זכות הרבנית הצדקנית הגן עליי ועל כל אוהביי וכל מי שבשם ישראל יכונה, ביי פרנצ'סקה. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, יא ימיניך, יומם השם שורכך, ירח בלילה, אדוני ישמורך וקורא, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צלך ורועך מעתה ועד עולם. חזק וברוך. Allora, visto che, come abbiamo detto in agosto, sì, abbiamo aggiunto di leggere il primo pasuk tutti insieme, però leggere tutto il Teilim, eccetera, no, perché non ci facciamo in tempo. Io l'ho già letto prima, se chi ha tempo di leggerlo prima della lezione, benvenga, chi dopo. Abbiamo tutta la giornata a disposizione per leggere ognuno il proprio Teilim e i Teilim del giorno, che vi dico subito, sono oggi, per chi volesse sapere, comunque è scritto, però ve lo dico. Allora, siamo appunto Yom Daled, dunque parte dal 23, dal Salmo 23, i Teilim di oggi, fino al Salmo 28 incluso. Dunque 23, che è Mizmor David, Adonai Eloi Echsar, Binot Desher, Bitzeni, Almei Menuchot in Alei. Ashir Yeshover. Gam ki elech begetz al mavet lo irara ki attai madi, shiftecha o mishantecha. Ema ilach amu. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, אך טוב וחסד את חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים, ג'וסטו פר דיר אלמנו לפרימו, אוקיי, כמובן כל אוקיי, כל אמן. בן, פצ'טו, אוני סטימנה. קרדו כ... Posso dire, credo che Daniela conosca molto bene questo salmo in il italiano. Il Signore è il mio pastore, non manco, non manco di nulla. E quindi lo sa sicuramente a memoria anche lei. Sì. In italiano magari, ma lo sa sicuramente. Sì, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Esatto, esatto. Ecco. Che poi quando facevo catechismo, quando preparavo i bimbi alla comunione, gli avevo fatto gan gan gan. Gli avevo... sì, ma... pure la canzone in ebraico. Ganchiele. Beghe, ghe, salmave. Lo, lo. Daniela l'ha fatta con noi, fantastica. Fantastica. Allora, dai, bellissima lezione con un bellissimo gruppo stamattina. Siamo state un bel gruppo, Baruch Hashem, e nove, tre volte Chazaka, Baruch Hashem, tutti i sensi, che Hashem ci dia una bellissima giornata in salute, in gioia, buoni preparativi per Shabbat, perché siamo comunque già giovedì, dunque chi fa la spesa, chi comincia già giù... È Ferragosto? Ecco, allora è giusto, giusto, ognuno il suo, come si dice. E noi invece ci abbiamo proprio tutte le settimane, ecco tutte le settimane, Baruch Hashem. Allora ragazzi, una meravigliosa giornata, ogni bene, a domani mattina, stessa spiaggia, stesso mare.